bentornati razziatori in questo nuovo video. Allora, io non vi ho mai portato una Golf e per l'appunto, visto che ho avuto il dubbio di come andasse la Golf, siccome abbiamo avuto un esemplare che detto schiettamente era un cesso perché era manutenzionato a cazzo di cane, era schilometrato e così, ho detto come va una Golf manutenzionata bene, e appunto mi è capitata questa, una Golf 6. Allora, noi avevamo la Golf 5, però sì, io reputo questa molto più carina perché la vedo un po' più bombata e un po' più concreta. La Golf 5 la reputo un po' più anonima, sebbene questa comunque sia di una colorazione non accattivante, perché comunque è un grigio argentato, però è bella come così. La linea semplice, abbastanza massiccia, non troppo esagerata come la Golf 8 che ha un culo che sembra una portaerei, perciò va benissimo così. Linea squadrata, semplice ma funzionale, e appunto è funzionale partendo anche dal bagagliaio, che comunque sia è abbastanza grande, per esempio è nettamente più grande di quello della mia Alfa. Allora, premetto che questa Golf 6 sia sempre un 1600 bi-fuel 102 cavalli, 1600 BSE 8 valvole, quindi la stessa motorizzazione di quella che avevamo in casa, però questa è un pochettino più marcata, è un pochettino più preparata, non esagerata, ma comunque ha qualche piccola miglioria. Ok, vediamo come sto dietro. Allora, il sedile è optato per la mia altezza, però ci sto comodo, anche perché i sedili sono profilati in questo modo per farmi stare bene le gambe. Ho il bocchetto di aerazione doppie, perciò comode, semplici. E poi per di più c'è anche un piccolo vano qua, che è una cosa comodissima che molte macchine ancora oggi non ce l'hanno. Poi tasche portaoggetti, che purtroppo oggi stanno scomparendo. Perfetto. Ok, cosa vediamo all'interno della Golf? Almeno per stavolta vediamo un quadro strumenti semplice ad hoc, a palpebra, come i Jet e anche come alcune Alfa, che è un quadro che a me piace tanto, semplice con tutto, abbastanza grande, perché comunque qua il contagiri, qua la temperatura dell'acqua, qui il contachilometri, qui la quantità di carburante che è rimasta. Poi gli interni comunque sono semplici, molto funzionali e anche abbastanza carini. Premetto che questa console sia un vezzo del proprietario, perché in genere non ha questo finto carbonio. Però una cosa che mi ha stupito, che diciamo conferma un po' la qualità Golf, è il fatto che quest'auto qua abbia 224.000 km e agli interni sia un gioiello. Vuoi un po' per la qualità della macchina, vuoi un po' perché sia stata trattata bene, visto che ha fatto 200.000 km sempre in garage e non all'aperto, fidatevi che conta tantissimo. Però l'auto comunque è di qualità, ve lo posso garantire. E diciamo che è un po' quello che fa la differenza su un'auto del genere, anche un po' sul prezzo, anche se io penserò sempre che le Golf siano un po' sopravvalutate. Guardate che di difetti non ne parlavo? Manco per il cazzo. Allora dico adesso la verità su quest'auto. Allora, siccome viene dalla Golf 5, ne condivide in parte i difetti, non tutti, perché alcuni sono stati risolti. Per esempio, il difetto numero uno, visto che tutti dicono della componentistica e anch'io ne ho parlato bene, l'unico difetto di componentistica è il cielo. È il cielo. Allora, qua in buono stato, diciamo che è un difetto che ha più la Golf 4 e la Golf 5, ma anche la 6 non è esente, alcuni esemplari ne soffrono. Questo invece è tenuto bene, ma si vede che comunque ha avuto una buona vita, è tenuto anche in garage perché l'umidità fa tanto su queste cose. Però sulla Golf 4 e Golf 5 soprattutto cedeva sempre, lo so perché l'avevo in casa la Golf 5, ne sono convintissimo. Poi altri problemi di componentistica, alcune pulsantiere, non tutte, ma ne parlavano, ma diciamo che su alcune pulsantiere si rompevano i tasti, però è un difetto molto risolto rispetto alle precedenti serie. Poi motorizzazioni, allora il 1600 BSE diciamo che è quasi esente da problemi, l'unico che può avere è che con un uso molto smodato e con manutenzione un po' scarsa tende a bere olio come una friggitrice. Non è il caso di questo esemplare, grazie al cielo, ma quella che avevamo in casa noi faceva 1000 km con un litro d'olio senza perdite e beveva più di una friggitrice del McDonald's. Poi altri motori. Allora, il famoso 1400 TSI, motore che spinge, che è elaborato, va molto forte, è vero,
però aveva tanti problemi, soprattutto la prima serie. Cosa? Le indicatene che cedono. Poi dopo l'hanno fatto a cinghia e hanno risolto parzialmente i problemi. L'altro problema del TSI sono chiaramente anche gli iniettori. Aveva grandissimi problemi gli iniettori, soprattutto quando magari tendevano a essere un po' usurati, espiravano la benzina vecchia e non riuscivano a espellerla prima dell'accensione futura. Lo so perché un mio amico c'ha una Golf 6 1400 TSI, 160 cavalli. Poi il cambio di SG. Quello a 6 marce va molto bene perché ha una frizione a bagno d'olio, mentre 7 marce ha una frizione a secco e siccome ha anche una marcia in più tende a scaldarsi molto e a dare problemi anche dopo non molti chilometri. Chiaramente la manutenzione la fa da padrone, però lì c'è un piccolo problema di fondo, mentre 6 marce reagisce in maniera abbastanza egregia. Poi magari può avere qualche piccolo difetto, ma ci sta, a 7 marce rispetto al 6 è un cesso, diciamola chiaramente. Tutti parlano male del 6 speed, bisogna dire la verità anche su quello. Poi 2000 TDI, come anche il 1006, tendevano ad avere problemi agli iniettori, soprattutto il 1006, e si sentiva soprattutto quando era acceso così un certo battito lì, vuol dire che gli iniettori erano più di qua che di qua, più di là che di qua. Poi altro difetto del 2000 TDI, scambiatori che si spaccano, pompe dell'olio che si rompono. Mentre poi dopo, quando li hanno fatti common rail rispetto ai vecchi iniettori a pompa, hanno parzialmente risolto i problemi, grazie al cielo. Ok, perfetto. E adesso passiamo al test su strada. Ok, siamo su strada con la Golf. Allora, la prima cosa che si nota è il fatto che comunque molti magari dicono che l'auto sia una semisportiva e così. Non è proprio questo il lavoro della Golf. Può farlo con le giuste modifiche che ha fatto il proprietario, che ha comunque installato un assetto non troppo esagerato perché non è rigidissima, e anche delle molle sportive. Con quello comunque l'auto diventa un go-kart. Chiaramente non la testo bene su quello, semplicemente uno perché non è la mia macchina, secondo perché ha delle gomme invernali che la penalizzano parecchio. Però con i cerchi estivi, con le gomme, i cerchi estivi originali che ha questo proprietario, l'auto diventa molto più agevole e diventa più un go-kart. Comunque l'auto, come nonostante abbia l'assetto, è comoda, assorbe abbastanza bene le asperità della strada e va bene comunque. Poi il motore è anche molto elastico, siamo a 40 all'ora in quinta, la tiene tranquillamente, non strattona. Poi soprattutto tu acceleri in quinta a 1100 giri, va sempre. Perciò posso dire che questo sia un ottimo motore. Comunque, come una volta erano i Volkswagen si è creata comunque un nome con le prime Golf fino alle ultime, proprio per la qualità costruttiva e anche per il fatto che avesse dei motori non esasperati, più semplici da mantenere, ma che durano nel tempo comunque. Non come alcuni Volkswagen odierni, tipo che ne so, i 1400 TSI che ogni volta devi starci dietro come un animale. In quest'auto qua, per esempio, sì, chiaramente richiede la sua manutenzione, poverina, comunque standoci un minimo dietro ti dura nel tempo. Quest'auto ha 224.000 km, il motore è un gioiello, perché per testare un'auto anche non serve andare forte, anzi è quando vai piano che te ne accorgi. E specifico che quest'auto qua ha la frizione originale, che questa è una cosa che mi ha stupito. Vabbè, la frizione è stata spurgata, chiaro, però comunque sia stacca ancora abbastanza bene. Poi il motore, se accelero, è pieno già dai bassi, tipo a 2500 giri in terza accelero, è pieno. Vediamo com'è in allungo. Ha un bel allungo sta macchina, nonostante sia un motore ad 8 valvole, ha un bel allungo, perché è un motore molto pieno, non è da tirare al limitatore, però fino ai 5.000-5.500 è sfruttabile. Confermi? Il proprietario conferma, non è come magari alcuni motori 8 valvole tipo il 1200 Fire, vabbè, che poi non è proprio un confronto giusto perché il 1200 Fire è un motore piccolino, chiaramente, però il 1200 Fire per esempio è un motore che si sfrutta fino ai 4.000-4.500 giri, poi è inutile tirare. Questo invece comunque si può sfruttare anche in alto, a schiena e a lungo, che è un motore, quindi un motore aspirato fatto bene.
ben calibrato, comunque si sente l'aumento di coppia e non è un po' come i motori di oggi lì, che sono magari lineari dai 2000 giri fino ai 6000, che non hanno proprio quel piccolo, che non ti danno quel piccolo colpo di coppia come sono gli aspirati di qualche anno fa. Questo è un po' un motore vecchio stile, ma fatto bene per durare nel tempo, ma comunque regalare qualcosa in più. Infatti quest'auto qua era stata molto venduta con questa motorizzazione, perché è un motore abbastanza semplice da mantenere, manutenzione non troppo costosa, non consuma uno sproposito, essendo anche a GPL, anzi col GPL risparmi un sacco di soldi rispetto a quelli a benzina, e comunque ti permette di toglierti qualche piccola soddisfazione senza dover ogni volta farti un finanziamento o venderti un rene. Il cambio è anche abbastanza morbido, un po' secco magari nell'innesto, però è molto morbido. L'impianto di climatizzazione funziona benissimo, tra l'altro le levette sono anche abbastanza morbide, però rispetto a tipo quelle della Clio, che ho provato, la Clio quarta serie, sono fatte meglio secondo me a livello di qualità costruttiva, scusate. Poi come suono ce l'ha comunque, c'è un bel suono, poi accelera anche in quinta, parte bene comunque, perché avendo una quinta abbastanza corta, beh, in verità quasi tutti i rapporti sono corti, però la quinta essendo corta ti permette di avere maggiore elasticità e maggior fruibilità anche ai bassi regimi. Però il difetto è che girando in autostrada gira un regime di giri molto elevato, quindi a 130 all'ora gira 3800 giri, come la mia Alfa, perché ha un rapporto molto simile. Se questo pirla mi facesse passare. Ah, ecco. Comunque sì, anche se tu esci in seconda, tipo, che ne so, la metti un minimo in crisi, tiene bene la strada. Sì, ricordiamoci che è un minimo migliorata, però comunque sia, se il telaio è buono, va bene. Il telaio va benissimo. Lo sterzo è molto turistico, come tutte le Golf. È uno sterzo leggero con il suo minimo gioco, che diciamo anche nella guida cittadina ti può aiutare nella guida veloce un po' meno, però non è neanche così esageratamente morbido, è uno sterzo giusto per le fighette, perché appunto le auto tedesche sono pensate soprattutto per andare bene nelle loro autobahn, visto che hanno dei limiti molto diversi dai nostri e tutti voi lo sapete. Cari fanboy della Golf, allora, la Golf può fare un po' tutto, è vero, ma non è un'auto che eccelli in qualcosa, perché è un'auto relativamente comoda, ma non è un cuscino d'aria. Può fare qualche straordinario su strada, ma non è un go-kart. Se volete un'auto più sportiva, comunque compatta, prendetevi la 147. Costa molto meno e, al di fuori dei piccoli problemi di componentistica, fa molto meglio il suo lavoro. Fidatevi.